che io sono stato tutt'oggi a fare una cosa totalmente diversa, perché oggi avevo un impegno mio personale, infatti avete visto anche su YouTube che ero in un posto strano. Non ho pensato minimamente al calcio oggi, non ho pensato a niente, perché, lo ammetto, non ho timore, non ho fastidio, non me ne fregava niente della partita di oggi, niente. Avete presente? Niente, svuotato, me ne freghista totalmente. Se io il giorno della partita faccio un video e non parlo nemmeno un secondo della formazione, è grave, perché vuol dire che veramente io mi sono immaginato questo Juventus-Atalanta come la partita che dopo le 5 pere, le 5 pappine di Napoli doveva darci la grinta, la carica, la cattiveria di tornare in campo ad azzanare gli avversari. Non me ne frega niente. E sono stato tutt'oggi a pensare a questa roba qui. Ma cazzo, adesso, in questo momento che sta iniziando la partita, c'ho un'adrenalina, una carica che la vorrei giocare. Porca puttana, la vorrei giocare io. Vorrei veramente scendere in campo. Vorrei dare quello che c'ho dentro. Certo che ho paura. Io ho paura non solo di questa partita, io ho paura di quello che accadrà d'ora in avanti. Io non posso essere tranquillo di quello che accadrà d'ora in avanti, perché ero tranquillissimo sulle plusvalenze, ero spaventato sugli stipendi. Se una roba dove ero tranquillo mi danno 15 punti con gli stipendi, sono terrorizzato di quello che faranno con gli stipendi. No, Loca, cazzo, non puoi sbagliarmi queste, Locatelli, non puoi. Banale per uno come te questa, banale. Banale! E spapera anche Szczęsny, cos'è successo? Banale, una palla persa a Locatelli, banale! Niente, la spaperata. Dai ragazzi, dai cazzo! Sì, ehi, rigore, Oh! Ma come no? Stiamo sbagliando dei passaggi di una banalità disarmante. Dai Angel! Gli è rimasto lì! Peccato per davvero tanti errori, tanti errori individuali, tanti. Faccio un gol, e forza Juve faccio un gol. Sentite che canta? Curva? Ehi! Allora, o ci ha fatto fallo il nostro su Di Maria, o rigore anche questo. No, gli è frenato su fagioli, infatti. Sembrava o uno della Juve o uno dell'Atalanta, era uno della Juve. Come lo va a vedere? Questo non mi sembra rigore. Ah, su fagioli allora, non su Di Maria. Su fagioli. Ah, sì, figa, su fagioli, sì, figa. No, io stavo guardando Di Maria. Minchia, un rigore per la Juve. Sono quasi emozionato, da quant'è? Ma chi la batte? Milik? Di Maria? Di Maria? Yes! Angelo! Bravo Fagioli! Guarda ragazzi che abbiamo fatto 25 minuti belli, eh! A me è piaciuta la Juve questi 25 minuti, eh! Pressing, ritmo, intensità, voglia, aggressione! Mi è piaciuta la Juve in questi primi... Qui Di Maria ragazzi è uno spettacolo! Bellissima palla di McKennie per Rabiot! Rabiot, si può usare anche il destro, non è un delitto. Bellissima palla di McKennie. Bravissimo Rabiot. Comunque Rabiot, Fagioli e Locatelli. Mamma mia Di Maria. Bravi. Milik, bravissimo Di Maria, eh. E bravo anche Fagioli ad andare. Clamoroso, questo gol è clamoroso. Clamoroso, bellissimo. Secondo me è il primo tempo, vabbè, il primo tempo sicuramente giocato meglio, ma proprio forse è davvero la partita migliore. Noi speriamo di durare. Io ho paura che non duri la Juve tutto sto tempo, sto ritmo, perché sta tenendo un ritmo. Cioè, guardate qui, stiamo pressando sul portiere. Ma poca fragilità, oggi invece sta chiedendo se di insistere, di continuare ad attaccare. Sta provando a provare a chiudere la partita il prima
Cosa hanno fatto ad Allegri? Cosa gli hanno fatto? No, vabbè, non è cantare vittoria, però ragazzi, sicuramente l'atteggiamento è quello che si vuole. Quant'è che abbiamo detto che sta qua, quante volte abbiamo detto sta squadra è fatta per andare in avanti? Quante volte abbiamo detto sta squadra è fatta per andare in avanti? Tante, un milione di volte. Lo stiamo facendo, cioè devi essere contento, fine, non è cantare vittoria, è essere contenti. Mamma mia, ma che gol clamorosamente bello. Perché se sappiamo fare queste cose le facciamo solo ogni tanto? Le sappiamo fare! Palla persa da Danilo. Errore anche di Danilo. Cioè, pensa a te, Szczęsny e Danilo hanno sbagliato in questa partita. Che sono i due che, insieme a Rabiot, adesso sbaglierà Rabiot. Mamma mia. Adesso sapete cosa sarebbe veramente bello? Il gol di Danilo, che rimedia l'errore, e il pallone, è il rigore parato da Szczęsny, che rimedia l'errore. Sarebbe un cerchio favoloso. Per migliorare la velocità della palla. Siamo lenti adesso. Più veloci come prima, che sapevamo sempre dove darla. Più veloci, più velocità. Ma non ci credo. Ma non ci posso credere. 3-2 dell'Atalanta. Ma non ci posso credere. C'erano 2-1 fino al primo tempo. Figa Alessandro. Ma non può fare, non può saltare da solo in aria, Alessandro, dai. Vabbè, ma guarda, io sti tre gol qui, però ti dico, li hai presi, ma la partita l'hai giocata, quindi li prendo volentieri piuttosto che quelli col Napoli. Oh, non sono abituati a gestire questi ritmi. Se la squadra non è abituata, ci sta che scoppi. È normale, è la cosa più normale del mondo. Se una squadra è abituata a fare tutto il contrario in una partita, è normale. Ma mamma mia, il gol di Danilo! Gol di Danilo! Predetto il gol di Danilo! Capitano mio capitano! Siamo vivi! Ha tirato molto bene Danilo! Fede Chiesa! Cosa stava per fare Chiesa? Mamma mia, sapete quanto sarebbe bello? La risolve Miretti? Però adesso vedi, però se ci abbassiamo così tanto e chiediamo a Chiesa di venire basso non va più bene, ragazzi, no, non va bene. Se ci abbassiamo così tanto, no, Chiesa non può venire lì, non può. Lungala, Ken, portaci sulla squadra, facci salire. Facci salire, aspettaci. È qua, Demiral, l'ha sbagliata, è qui, non ci credo Miretti, no. No, Miretti, no! Bravi ragazzi, sto pressing! Ci sta, poverino Miretti, c'ha 19 anni, ci sta che si è agitato, però bisogna vincerla sta partita, cazzo! Ma non in mezzo, Alessandro! Esterno!